Buongiorno a tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, perché sono sindaco e ringrazio Andrea del complimento del comune di Castenaso, ma anche avvocato, quindi cercherò... C'è anche il fumatore? No, il fumatore è il sindaco di San Lazzaro. No, io non ce l'ho con nessuno. Noi a Castenaso non ce l'abbiamo con nessuno. E quindi cercherò di anche io di non dilungarmi troppo, ma diciamo così, che partendo dall'analisi del voto e condividendo praticamente tutto quello che diceva Andrea, partiamo da due posizioni diverse. Voi lo sapete, io sono, tra virgolette, perché non è che una definizione che mi piaccia molto, renziano, nel senso che ho tra i primi che Matteo Renzi potesse essere per questo partito e per questo paese una risorsa, e ne sono ancora ampiamente convinto, ma credo che a seguito di queste elezioni regionali ci competa una riflessione approfondita, perché uno dei problemi più grossi, accanto a quelli che elencava Andrea, quindi la questione morale sicuramente, il Jobs Act, il rapporto col sindacato, questo partito debba superare una fase storica che è già passata. Se continuiamo ancora a dividerci fra renziani e bersaniani o cuperliani, diamo un'immagine fuori che è sbagliata, perché a questo punto noi dovremmo cercare di limitare la discussione, anzi di attivarla e di incentivarla sui contenuti, e ce ne sono veramente tanti, a cominciare da questo Jobs Act. Io, per esempio, che vi ho detto renziano, non sono d'accordo con questo atto, per una serie di ragioni che dopo, se volete, vi elenco anche dal punto di vista tecnico, visto che faccio l'avvocato e mi occupo proprio di diritto del lavoro. E vorrei specificare subito che tutta questa diatriba sull'articolo 18 è oggi assolutamente inutile, perché purtroppo i lavoratori oggi non vengono più licenziati individualmente con l'articolo 18, vengono licenziati con la legge 223 del 1990, che li licenzia a manate, a 10, 20, 30, 50 alla volta, che è molto peggio. Per cui oggi stare ancora qui a dibattere dell'articolo 18 è veramente sbagliato. È sbagliato perché? Perché in questo partito ci continua a dividere. Perché ci sono quelli che dicono l'articolo 18 va abrogato e quindi noi siamo i renziani che lo vogliono togliere, e ci sono quelli che dicono no, l'articolo 18 va tenuto perché noi stiamo con la CGIL. Se noi continuiamo in questo modo, la gente continuerà a smettere di venire a votare. Allora come facciamo per tornare invece a convincere le persone che questo è l'unico partito che oggi continua ad esistere in Italia e che è un partito che, al di là del fatto che le ideologie, quelle che si reggevano sul Novecento, che sicuramente è passato, e seppur non più presenti, continuano a lasciare in vita un'idea di centrosinistra, perché io credo che il centrosinistra esista e debba esistere ancora. Noi dobbiamo essere consapevoli della storia da cui proveniamo, ma anche che il mondo è cambiato, per cui pensare, e faccio solo un esempio, che questo sia il partito dei lavoratori, degli operai e di quelli che hanno il posto fisso, è oggi sbagliato, perché quella categoria lì non esiste più, purtroppo, nella società non esiste più. E allora, se questo partito vuol continuare a difendere i valori del centro-sinistra, deve capire quali sono oggi questi valori del centro-sinistra. E accanto al fatto che io, ripeto, non sono contrario all'abrogazione dell'articolo 18 e quindi credo che comunque le garanzie non debbano essere diminuite, i valori del centro-sinistra sono quelli che difendono i deboli. Noi dobbiamo ricordarci quali sono i deboli di oggi. Allora, per esempio, ne faccio solo due, chi occupa abusivamente una casa è un arrogante, è un cattivo, è uno che sta usurpando un diritto che non è suo, che sarebbe di un altro che magari è lì da anni o decenni, che aspetta la casa pazientemente, diligentemente, rispettando le regole. Quindi quello è il debole che noi dobbiamo difendere, non quello che la occupa. Quello che la occupa magari è uno che ha un problema a sua volta, ma se fa l'arrogante, noi dobbiamo sempre stare dalla parte dei deboli. Oppure ci sono le manifestazioni, è un periodo molto caldo, molto difficile, ma per evitare che succeda quello che è successo già in questo paese, io voglio stare dalla parte del debole, che può essere anche il poliziotto che per 1.000 euro al mese, per mantenere la sua famiglia, la sua casa, va lì e prende insulti e botte. Chi picchia un poliziotto
non è una persona per bene, un debole da difendere. Spesso è un cattivo, spesso uso una parola forte, è un fascista. Sì. Quindi, allora, se noi capiamo che siamo il partito della solidarietà e dalla parte dei deboli, da qui abbiamo una storia comune, siamo tutti insieme e possiamo andare a convincere gli altri a votare per noi e a partecipare alla vita politica. Perché oggi il vero problema, e mi fa molto piacere essere qui un sabato mattina di dicembre a quest'ora insieme a tanta gente, perché è difficile, perché ci sono molte volte in cui noi andiamo a parlare con tantissima gente. E credo che questo fatto sia da sottolineare, che sia importante invece che tutte le persone partecipino e che convincano altri a partecipare. Il compito degli amministratori, qual è il compito degli amministratori per arrivare a questo risultato? È quello di parlare con la gente, perché guardate, parlare in pubblico è un onore, è una grande responsabilità, perché quando uno riesce a parlare in una volta sola a 50 persone, quello che dice diventa più importante di quando lo facciamo al bar con il nostro amico. E per cui una grande responsabilità, ma è anche un dovere, perché gli amministratori devono confrontarsi con le persone, con i cittadini e condividere quanto più possibile le scelte. È per questo che abbiamo anche questa questione morale da affrontare. La questione morale non è solo andare in Parlamento a fare delle leggi che parlano dell'anticorruzione, la legge antiriciclaggio, la legge sulla responsabilità penale delle imprese, perché in questo modo noi pensiamo che basti scrivere qualcosa, che sia in Parlamento o che sia poi in un atto di un comune. Noi abbiamo degli adempimenti nei comuni sull'anticorruzione e l'antiriciclaggio che dicono che nessuno deve essere corrotto, ma poi viene corrotto lo stesso. Noi dobbiamo invece andare alla sostanza. Per andare alla sostanza lo possiamo fare solo se gli amministratori si confrontano con i cittadini, con gli iscritti al partito e con gli elettori, e se a loro volta iscritti al partito, elettori e cittadini chiedono agli amministratori di rispondere pubblicamente e privatamente di quello che fanno. Perché altrimenti rischiamo di fare una gran confusione, di scrivere tantissime cose e di lasciare le cose come stanno. È per questo che condivido molto quello che diceva De Maria prima rispetto al fatto che un partito serio deve arrivare prima della magistratura. E deve arrivare prima della magistratura anche a chiedere a quelli che, diciamo, che sono più che sospettati di aver fatto qualcosa che non solo è illegale o penalmente rilevante, ma magari è anche solo inopportuno, di farsi da parte. Perché una cosa che a me non piace di questo partito è che tutte queste persone che vengono coinvolte in qualcosa si autosospendono dal partito. Ma perché non glielo possiamo chiedere noi di sospendersi dal partito, di rinunciare a prendere la tessera per un po' e di riprenderla quando poi, con le scuse di tutti e con l'aiuto di tutti, se è vero che sono persone oneste, quando poi dimostreranno nelle sedie opportune che tutto ciò che gli era stato contestato non c'è. Dobbiamo avere anche questa capacità, perché altrimenti fuori, per quelli che non sono iscritti, non ci sono vicini o che magari solo gli piacerebbe avvicinarsi, pensare all'autosospeso è già un qualcosa che dice: ma voi non avete la capacità di liberarvi di queste persone. È per questo che serve veramente una rivoluzione culturale. Ce n'è già stata una, quella che c'è stata finora lo è stato, perché siamo passati da un partito che era eccessivamente chiuso nelle case del popolo a uno che è troppo su internet e poco nella vita reale. E questo è un difetto, insomma, diciamo che il segretario nazionale spero che comprenda che c'è bisogno del rapporto umano. Facevo prima un esempio al vostro segretario. Qui a Castenaso il cinema aveva chiuso il cinema perché il gestore, il proprietario della sala non era più in grado di tenerlo aperto. Ebbene, noi come comune abbiamo deciso di prenderlo in affitto. Siamo stati noi che abbiamo preso in affitto il cinema e lo stiamo continuando a tenere aperto, perché in una realtà locale come quella, che è più o meno un quartiere come un quartiere di Bologna, come un posto dove vivono le persone normali, avere la possibilità
di uscire di casa a piedi e andare al cinema è fondamentale, importantissimo. Quindi alcuni giorni della settimana proiettiamo dei film di prima visione e per il resto del tempo è una sala aperta al teatro, a chi vuole fare delle iniziative, anche politiche, anche della famiglia, è per tutti, lo diamo praticamente gratuitamente a tutti quelli che vogliono fare delle iniziative. Perché oggi è vero che ci sono gli strumenti informatici, la comunicazione è spinta ai massimi livelli, però io dico sempre in una battuta anche quando vado a scuola, cari ragazzi, voi avete Facebook, Twitter e tutte le altre vostre cose, ma usateli per darvi appuntamento fuori e vedervi tutti insieme, perché se continuate a parlare solo su quello non vi incontrate mai e non potete scambiare davvero quello che pensate, quello che siete, quello che credete. Ebbene, io penso in questa fase storica che sia veramente importante che, ritorno a quello che stavo dicendo prima, che anche a livello nazionale il PD torni, consentitemi questo verbo, torni a pensare che è importante che riapriamo le case del popolo, che le diamo a disposizione degli altri, perché altrimenti torniamo indietro, quindi ci siamo aperti troppo uscendone e rimanendo troppo fuori. Oggi bisogna che le riprendiamo, che le riapriamo. Noi a Castellanzo stiamo facendo un grandissimo lavoro sulla Casa del Popolo per cercare di farla diventare la casa delle associazioni. Io vorrei che lì dentro prendessero sede non solo le associazioni storiche di sinistra, ma quelle che ne hanno bisogno. Perché diventi un posto vivo dove la gente entra ed esce continuamente, tutto il giorno, tutta la settimana, anche alla sera, in modo tale che lì si possano incontrare le persone e gli possiamo far vedere a quelli che pensano che siamo brutti e cattivi, che non lo siamo, e a quelli che invece pensano che siamo scappati via, che siamo ancora lì. Perché il Partito Democratico è questo, è l'unica speranza che ha questo paese. Io sono convinto che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare se mettiamo insieme tre cose e poi chiudo. Dopo, se volete, rispondo alle domande sul Jobs Act in maniera più tecnica. Tre cose ci vogliono. La politica, perché oggi non si fa più politica. Oggi noi non siamo in grado di rendere le persone in grado di incidere. La partecipazione politica nasce spontaneamente nelle persone se sono convinte che andare a una riunione serva o a capire qualcosa oppure a dare un contributo. Oggi le amministrazioni comunali, molte, se mi consentite forse non la mia, non sono in grado di entrare in questo contatto con i cittadini e quindi le decisioni sembrano prese dall'alto, non giustificate spesso o addirittura senza senso. Molte volte delle cose che appaiono senza senso ce l'hanno, bisognerebbe solo mettere in grado le persone di capire che ce l'hanno e quindi partecipare alla vita politica. Oggi questo lavoro qui lo stanno facendo solo gli altri, peraltro molto male, perché i grillini lo hanno fatto per un certo periodo che sembrava che riuscissero a far partecipare i giovani alla vita politica, facevano questi meetup, queste riunioni in cui erano in 50, che era un bel numero, non voglio capire, no? Però poi hanno dimostrato di non saperle guidare, quindi ognuno diceva la sua, tornava a casa, non succedeva niente, è tutto a posto. Poi ci sta provando la Lega lo sta facendo in maniera brutale, se volete, su alcuni temi che riguardano in particolar modo la sicurezza, ma come vi dicevo prima, la sicurezza è un argomento anche nostro, siamo anche noi in grado di affrontarlo. Nei comuni del circondario bolognese la sicurezza è garantita, questa è una delle province in cui si vive meglio in Italia, ci sarà un motivo, non credo che sia solo dovuto al caso. Quindi è la percezione della sicurezza che fa sì poi che chi ci vuole marciare sopra, come fa Salvini molto abilmente, riesca a trovare molto appeal e seguito. Quindi la politica vuol dire che chi amministra non deve quasi avere tempo libero. Mia moglie è molto arrabbiata per questo, però io sto sempre in mezzo alla gente, cerco di spiegare quali sono le decisioni che vengono prese e perché, e cerco di avere un disegno complessivo, quello che oggi però questo partito deve tornare a fare, perché altrimenti, lo citava prima giustamente De Maria, anche in questi territori un po' lo abbiamo perso. È dagli anni da fine degli anni 90 che c'è il piano territoriale provinciale, non si è realizzato quello che si voleva,
Non si discute di nulla, il piano strategico metropolitano è stato fatto in qualche riunione segreta dove qualcuno diceva la sua e veniva presa per buona anche la consulta della bicicletta, che diceva che la priorità sono le biciclette, che è giustissimo, e non voglio mica dir di no, però forse credo che oggi, prima di pensare solo a fare le piste ciclabili, si debba pensare che c'è gente che muore di fame e quindi prima mettiamoci in condizione di salute, di poter sopravvivere e di comprarci la bicicletta e di girare in bicicletta. Quindi serve davvero un ritorno un po' indietro da parte di tutti, quindi in primis gli amministratori, perché assolutamente sono quelli che hanno più possibilità, ma anche vostra. Quindi vi invito a pretendere che gli amministratori si mettano a disposizione. Poi serve la scuola. La scuola. Noi anche in questo, date le premesse mie, vi sembrerà un po' strano quello che sto per dirvi, ma ci credo profondamente. E io sono assolutamente convinto che vada premiato il merito, perché chi si impegna di più, chi ha più talento, chi è più bravo, chi si dà da fare di più, è giusto che abbia la possibilità di crescere e di migliorare la sua condizione. Ma non dobbiamo arrivare a pensare che questa debba essere la società della meritocrazia, perché la meritocrazia vuol dire che il merito domina sul resto, ed è sbagliato pensare in questo modo, perché anche la scuola, no, di cui parliamo tanto, che è una priorità e credo che lo debba essere davvero, sta insegnando ai ragazzini non a imparare, ma a fare di più per prevalere sugli altri, che è esattamente il contrario di quello che serve. La scuola deve tornare a essere il luogo in cui si impara per crescere personalmente, per dare un contributo agli altri, perché altrimenti pensare che io devo studiare di più solo per prendere il voto più alto e per essere più bravo del mio compagno di banco è proprio la negazione assoluta del concetto di solidarietà e di società che io credo noi dobbiamo difendere. Terzo e ultimo elemento, poi la chiudo qua perché la sto prendendo troppo lunga, la fede. Non la fede religiosa, ma la fede in qualcosa, cioè cominciare a tornare a instillare nelle persone l'idea che si debba credere, che non esiste solo la materialità. Io cito sempre l'articolo 4, secondo comma della Costituzione, che è quello che a me piace di più, perché si parla sempre dei primi tre, dei diritti, di tutti questi grandi diritti, ma c'è anche qualche dovere. E infatti l'articolo 4 della secondo comma della Costituzione dice che ciascun individuo ha il dovere di compiere una funzione o un'attività, quindi per funzione intendendosi anche quella pubblica, di darsi da fare, di essere eletto, di svolgere una funzione pubblica per gli altri, o un'attività, quindi lavorare, che non è solo un diritto, è anche un dovere, darsi da fare, lavorare, è un dovere. Faccio una parentesi carina perché a Castenaso abbiamo fondato un'associazione che si chiama Occupiamoci, che cerca di mettere insieme tutte le persone che stanno cercando lavoro, quelle che hanno delle idee carine, per diffonderle e per trovare e per aiutarsi vicendevolmente. E allora a una ragazza che aveva messo in piedi tutto un bellissimo sistema per acquisire i terreni incolti e per farli lavorare appunto a una cooperativa di giovani, era arrivata lì, aveva fatto tutto il suo piano, lei è un ingegnere, aveva studiato benissimo e le ho detto: ma quanti di voi sanno lavorare la terra? Nessuno. Allora le ho detto: guarda, l'idea è bellissima e vi aiuterò a portarla a termine, ma prima sarebbe opportuno che qualcuno di voi andasse dal nostro amico che ha le serre di insalata a raccoglierla l'insalata e a piantarla, perché lui mi dice che ha bisogno e non trova mai nessuno. Io vi do il suo numero di telefono, provate ad andare a piantare l'insalata e a raccoglierla prima di pensare di fare gli agricoltori, perché per trovare lavoro bisogna lavorare. Questa fu la sintesi che dissi loro, e quindi li ho poi messi in contatto. Tre ragazzi stanno andando a raccogliere l'insalata perché ci sono questi agricoltori che fanno questo lavoro duro che non trovano più manodopera italiana, ci sono solo dei rumeni che lavorano in quelle aziende agricole. Questi tre ragazzi ci stanno andando e un giorno saranno in grado loro di coltivare il terreno e fare gli agricoltori e fare del bene. Per finire, quindi dicevo che questo articolo 4 è importantissimo perché ci parla del dovere di fare, ma del dovere di fare per il miglioramento sia materiale, e quindi combattere la fame sostanzialmente, quindi, e qui siamo d'accordo tutti, ma anche quello spirituale,
Cioè noi dobbiamo avere il coraggio, la forza e l'impegno non solo per combattere la fame, ma anche per combattere la tristezza di questa società. Noi dobbiamo pensare che anche lo spirito merita qualcosa. E cosa c'è di più bello, e chiudo davvero qui, per esempio, che andare in giro per il paese e vedere un ragazzino di 5 anni che ti dice ciao sindaco. Guardate, è la cosa più bella del mondo, perché vuol dire proprio che c'è questo riconoscimento del ruolo, questo riconoscimento del fatto che per quel bambino lì, che non ha ancora visto niente, che non ha visto cosa è successo a Roma, che non ha visto cosa è successo all'astensionismo dell'Emilia Romagna, vuol dire che per quel bambino lì la politica è qualcosa di bello, ed è qualcosa di bello nello spirito. Allora, se noi riusciremo a mettere politica, scuola e fede in questo senso, insieme in questo partito, secondo me faremo il più grande favore che possiamo fare all'Italia. Proviamoci. Grazie.